Berlusconi si è portato dietro un funzionario di Publitalia, sposatosi di recente nel quadro di un processo di riumanizzazione, Serginio per dimostrare che non è un razzista, e Tajani, il candidato a sindaco di Roma, per far vedere agli inglesi come siamo fatti. Berlusconi poi si è incontrato con Tony Blair e fra gli argomenti trattati, persone calve che guidano sulla carreggiata sinistra. Lunedì sera invece Berlusconi era di nuovo da Vespa, a Porta a Porta. Avete visto Berlusconi a Porta a Porta? Da un sondaggio di Renato Mannheimer è risultato che la popolarità di Silvio Berlusconi è maggiore in febbraio, perché febbraio ha solo 28 giorni. Domenica all'Ergife è nato il partito di D'Antoni e Andreotti, Democrazia Europea. C'era anche Pippo Baudo. Nella foto lo vediamo mentre sistema il microfono di Andreotti. Andreotti gli sta dicendo, ma vieni a trovarmi a casa, no? Ti faccio accendere la luce, no? Vieni, dai. Mucca pazza, proseguono le indagini dei NAS. Nella cucina di un ristorante di Roma hanno trovato feci di topo, escrementi di cane e peli, in quantità tale da poterci fare un hamburger. Da quando c'è questa emergenza mucca pazza, non so voi cosa facciate, io vado solo in ristoranti New Age. In ristoranti New Age tu mangi una balla di fieno, poi tutti si prendono per mano e cerchi di metterti in contatto con lo spirito della mucca. È una cosa nutriente, no? Per riconquistare la fiducia dei consumatori, le associazioni di categoria hanno elaborato una campagna di sensibilizzazione. Sono tre spot, vediamo il primo. Milk, it tastes so good, like it's milked from a live cow. Bene, processo Marta Russo. Scattone condannato a 8 anni per omicidio, Ferraro a 6 per favoreggiamento, quindi saranno fuori giovedì, saranno fuori... Scattone ha preso malissimo l'idea di finire in prigione. Di notte Ferraro russa. È comprensibile. L'alibi di Scattone non ha retto. Quel giorno stavo giocando a poker col Papa, capite? Non poteva reggere, no? Per sdrammatizzare, a un certo punto Scattone ha preso una banana e l'ha puntata alla schiena di Ferraro. La cosa strana, adesso non si trova più la banana. Veniamo quindi alla strage di Ustica. Si è riaperto il processo per la strage di Ustica. Ricordo brevemente i fatti. 20 anni fa, un 19... precipita Ustica in circostanze misteriose, 81 morti. Ancora più interessante vedere che fine hanno fatto i testimoni oculari. Stanno morendo uno dopo l'altro. Giorgio Teoldi, comandante dell'aeroporto, incidente stradale. Maurizio Gari, controllore a Poggio Ballone Grosseto, infarto. Giorgio Furetti, sindaco di Grosseto, investito da una moto. Licio Giorgieri, generale, ucciso dalle unità comuniste combattenti. Mario Alberto Vettori, al servizio radar il giorno della strage, impiccato. Vincenzo Zammaroni, servizio radar, impiccato. Mario Naldini, Ivo Nutarelli, due dei sei piloti che andarono a intercettare il MiG libico, morti nell'incidente delle frecce di colori a Ramstein. Antonio Muzio, ucciso. Sandro Marcucci, ucciso. Antonio Pagliara, maresciallo aeronautica, incidente stradale. Roberto Boegno, generale comandante della regione aerea, accoltellato a Bruxelles durante una rapina. Giampaolo Totoro e Franco Parisi, sergenti dell'aeronautica nel radar di Otranto, impiccati. E dopo 20 anni il mistero di Ustica non è ancora risolto. Sono contento. Significa che il sistema funziona. Significa che il sistema funziona. Medio Oriente, il nuovo premier israeliano è Arik Sharon, criminale di guerra per la strage di Sabra e Shatila. Ordinò l'uccisione di 2000 palestinesi, per lo più donne, vecchi e bambini, che erano rinchiusi in un campo profughi. Adesso lo hanno eletto nuovo premier israeliano. Che è un po' squilibrata come pena, secondo me, no? Non lo so. È che l'uomo fatica a valutare crimini di queste dimensioni, no? Cioè, uccidi una persona, ti danno 8 anni. Ne uccidi 10, ti becchi l'ergastolo. 20 persone è il massimo. Ma uccidi 2000 persone? La reazione è notevole. Appena eletto, Sharon ha festeggiato con i suoi cari. Nell'euforia, a un certo punto, si è distratto, ha bombardato la moglie e ha ballato fino all'alba con la Palestina. Genetica, completata la mappa del genoma umano, isolato il gene che causa l'obesità. Si è scoperto che si fa il supplì da solo. Veniamo quindi all'Italia. Sciopero degli assistenti. Veniamo quindi allo sciopero degli assistenti di volo dell'Alitalia. L'Alitalia ha usato toni duri, ha detto: se ve ne andate dal lavoro, quelle sono le uscite d'emergenza. Sport, calcio, Fabio Capello ha firmato il super contratto con la Roma, resterà fino al 2003, 15 miliardi netti, premio scudetto e pieni poteri. In cambio ha dovuto farsi sigillare la bocca con la resina e possidica. Vediamo la foto. Oh, e per finire su una rete Mediaset è cominciato ieri Survivor. La vincitrice è Nunzia. Ehi! Il divertimento è appena cominciato, stasera sono con noi Wendy Windham, Fabio Cuomo, Massimo Cacciari e Vinicio Capossela. Quasi quasi lo guardo anch'io questo programma. E adesso andiamo a fare il pubblico a giocare al quiz più bello della TV italiana. Conosci l'attualità. Le va di giocare? Ok. Bene, e il suo nome? Wendy Windham. Wendy Windham, signore e signori, prego. Grazie, Wendy. Prego.
Lei non è di Roma, giusto? No, sono americana. Americana di dove? California. California, e yeah. Quale città della California? Malibu. Malibu, sì, California. Non ci sono mai stato, no? Com'è bello? Molto sono le spiagge, bello. Immagino. Sì, i fenicotteri sì, rosa? Pare troppo veloce. I fenicotteri rosa? Eh? I fenicotteri rosa? Che robè? No, non lo so neanche io. No, non so. Come mai qua a Roma? Lavoro in televisione. Ah, benissimo. Complimenti. E qual è l'ultima cosa che ha fatto in televisione? Faccia tosta su Rai 1. Bene, faccio tanto su Rai 1, molto bene. E abbiamo già giocato a questo quiz noi per caso? Non credo che abbiamo mai giocato. Bene. Già abbiamo giocato? No, perfetto, è la risposta giusta. E giochiamo adesso. Ora, in questo quiz ci sono 7 modi di vincere, 7 categorie, ok? Leggo le categorie. Conosci l'attualità, conosci le tue mosse di judo, conosci le tue fette di salame, conosci i tuoi modelli di reggiseno, conosci i tuoi tagli di carne, conosci i tuoi raggi X di animali, conosci i tuoi politici leghisti. Di che? Politici leghisti. Ok? Beh, queste sono le categorie. Ne scelga una e poi con calma e poi mi dica quale ha scelto. Con calma. Okay. Faccio pure con calma. No, sia pure in piedi con calma così. Scelgo con calma. Ciao. Ciao. Come va? Benissimo. E dove vai, giusto? Sono Siberia. Sempre. Io. Fa molto freddo in Siberia, leggevo sui giornali in questo periodo. Sì, meno 60. Meno 60? Com'è possibile? Com'è possibile? Scusa un attimo, c'è. Okay. È pronta? Sono pronta. Qual è la rubrica che hai scelto? Faccio numero 1. Conosci l'attualità. Conosci l'attualità, molto bene. Ora questa sera il gioco consiste in questo. Adesso sentiremo un rumore. Ok. Dopodiché io chiederò cosa significa questo rumore. Sentiamo il rumore. Questo è il rumore. La domanda è, cosa significa questo rumore? Che sta arrivando Bossi? Che sta arrivando Bossi, risposta esatta, eccellente! Cara Wendy, le vince la magnifica maglietta, t-shirt, che polo carino, di, grazie! Polo di Satiricon, grazie per giocare con noi a conoscere l'attualità. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Squisito. Cosa c'è dentro? Acqua minerale. Non so se lo sapete, ma l'Unione Europea ha scoperto che le acque minerali italiane, rispetto all'acqua del rubinetto, contengono il triplo di arsenico e il triplo di cromo trivalente. Non credo mi faccia male. Da piccolo mi hanno vaccinato con i vaccini al mercurio, quindi credo proprio che... Oh, prima di cominciare... La parola segreta della settimana scorsa era concertazione. Nessuno ha indovinato e questo porta il nostro montepremi a 20 miliardi. Molto bene. Vediamo chi indovinerà la parola segreta di questa sera. Barbara, scusa? Come siamo coi tempi? Ok? Barbara Benedict, la mia segretaria, signori. Ehi! Fra poco sono con noi Fabio Cuoco, Massimo Cacciari e Vinicio Capossela. Bene, prenderò l'autobus. No, fermi lì. Apriamo la rubrica della posta. Prima lettera di stasera viene da Firenze. Irene mi chiede, caro Daniele, qual è stato l'ospite del tuo show che ricordi con più simpatia? Sicuramente la piccola Charlotte. È stato nel 1972, credo, e facevo un programma televisivo che era simile a questo, diciamo, era una prima versione di questo programma e fu veramente, veramente deliziosa. Guardiamo un attimo. Charlotte, raccontaci una barzelletta. Va bene. Qual è la parte del corpo più saporita? La parte del corpo più saporita, non saprei, qual è? La mano, perché è già condita. Era molto bella. Ti voglio bene, Daniele. Anch'io, Charlotte, ti voglio bene.